Buon pomeriggio a tutte le persone che seguono in diretta quella che è la 28esima giornata del campionato di Serie D Girone F, in diretta dallo stadio Pasqualino Ferrante, tutto pronto per Matese Notaresco, pronti a presentarvi questa gara fra i padroni di casa in maglia bianca e gli abruzzesi in maglia rosso-blu. Tanto si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa di Vialli. Questo il tributo dallo stadio Ferrante per un grandissimo calciatore allenatore, uno dei condottieri dell'Italia. E si parte, questa è Matese Notaresco, buon divertimento. Eccolo il traversone lungo sul secondo palo, un salvataggio incredibile da parte dell'Evese del Notaresco. Prova ad innescare la corsa sulla fascia di Bartoli, arriva fino in fondo Bartoli, palla al centro. E poi Scisca che allontana, tende però con Scimia, approfitta Ricamato, quindi Napoletano guarda lo specchio della porta, arriva la conclusione, forte ma centrale. Pezzi al centro, palla che sfila, Gurini con la conclusione, rischia il gol della settimana. Salatino, ottima l'idea verso Sorrentino, il numero 9 in area di rigore, cross teso al centro, poteva tentare la conclusione da lì il numero 9, fin troppo generoso, Bruno capisce tutto. Ah no, occhio intanto a Bartoli, palla che resta in area di rigore e poi spara alto da due passi il numero 4 Campestre, altra grande occasione a favore del Notaresco. In questo momento il numero 3 cross al centro a cercare qualcuno, lungo sul secondo palo, non ci arriva nessuno, termina sullo 0-0 la prima frazione di gioco e può ripartire il secondo tempo di un match che fin qui non si è distinto per vivacità, tento in difesa che ogni tanto ha provato a farsi vedere in avanti come in questa occasione con Mercato che lascia partire il destro, debole centrale, ci arriva senza troppi patemi Palumbo, si andrà dritti verso lo specchio della porta o verso il centro, è uno schema, Ricamato per Napoletano, parte la conclusione del numero 10 che viene deviata, ecco il traversone sul secondo palo, allontana Setola, ecco il traversone al centro, palla allontanata, si stacca Bartoli da solo, tenta la conclusione col mancino, svirgola però Tino, anticipato però dalla difesa avversaria, occhio qui al numero 9 Romano col mancino, la che resta lì Sorrentino, la domestica, lascia per Ricciardi, conclusione di Ricciardi alta sopra la traversa, torna a farsi vedere anche il Matese, lotta con Nocerino sull'otto di sinistra, parte traversone al centro, occhio a Romano che spizza di testa. Ecco il cross al centro sul secondo palo, palla messa verso il centro da Romano. Nocerino riesce a tenerla in campo, ottimo il passaggio per Carnevale, in area di rigore Carnevale se la porta sulla fascia, cross al centro e palla che termina fra le braccia di Sciba. Avanza il numero 4, cross al centro, Reda stacca di testa, deviazione e traversa che salva il Notaresco. Ricamato. E da ottima l'apertura verso Carnevale. Carnevale al vertice, Carnevale cross al centro, non ci arriva nessuno, palla in out. Non c'è più tempo, triplice fischio da parte del direttore di gara, termina reti inviolate la sfida tra Matese e Notaresco. Matese che lascia invariata la propria posizione in classifica, ancora al settimo posto. Notaresco che guadagna un punto invece momentaneamente sul Termoli.